Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Giallo. Io sono Glacial Sphere ed oggi affronteremo la città di Celestopoli. Vediamo se riusciamo a farla tutta tra il Ponte Pepita, la palestra, insomma c'è un bel po' di roba da fare. Prima di tutto direi di andare alla palestra. Abbiamo un Pikachu molto molto volenteroso di battere da Pokémon di tipo acqua. Collezionare, lottare, che vita dura. Eh già caro mio. Come vedete è tutto blu, perché giustamente siamo a Celestopoli. Quindi sì, tecnicamente sarebbe tutto celeste. Comunque nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di Misty, Celestopoli, il Ponte Pepita, tutta questa zona qui. E iscrivetevi al canale ovviamente per non perdervi i prossimi caricamenti. Andiamo di Taunushock su Orsi. Buonissimo. Oh, bolla. Ok, questo ci potrebbe fare relativamente male. Però abbiamo una buona difesa speciale in teoria. Diamogli un altro bel tuono shock, poi andremo di attacco rapido per evitare spiacevoli inconvenienti. Vai, attacco rapido. Andiamo perlomeno a battere i primi allenatori della palestra. Non penso che riusciremo a battere Misty con dei Pokémon così scarsi a livello di livelli. Però, Shelter verde, ok. Effettivamente ha senso, essendo che sta in fondo al mare. Potrebbero essersi formate sopra delle alghette, no? Sul guscio. Ok, andiamo ancora di Tono Shock. E Pikachu si porta a casa la vittoria. Perfetto. Sale anche a livello 16. Ottimo. E abbiamo battuto il nuotatore. Non può essere, invece sì. Andiamo a questo punto, dato che Pikachu è già stato praticamente distrutto. Un attimo al Pokémon Market, perché per far salire la felicità di Pikachu, gli si possono dare delle pozioni. Gli si possono dare degli strumenti in generale. Meglio le pozioni. Quindi, compriamo. Compriamo delle pozioni. Le Pokéball non ci serviranno in questo videogioco quasi per niente. Compriamone 6. Direi che vanno bene. Non voglio spendere tutti i miei soldi in pozioni. Anche perché dovrò comprare dei repellenti pure. E diamone subito una a Pikachu. Strumenti. Allora. Dov'è? Pozione, usa. E diamola a Pikachu. Poi, immaginando che ci sia ancora il blocco della borsa, il limite della borsa, appunto a tot oggetti prendibili, direi di andare subito a depositare o vendere direttamente degli oggetti. Allora, depositiamo, dato che poi ci sarà il limite anche nel box, vi ricordo, È una cosa che abbiamo scoperto giocando a Pokémon Blu, che vi ricordo potete trovare su questo canale. Allora, io però voglio andare nel PC di Glacial. Qua. Deposita e depositiamo sicuramente la mappa città, tanto Kanto la conosciamo a memoria. Poi la MT34 dovrebbe essere pistolacqua, depositiamola per ora, non ci serve. MT12 dovrebbe essere mega pugno, questo lo teniamo perché potrebbe essere interessante. La pietra lunare la lasciamo giù, non ci serve per a niente. E l'etere invece lo teniamo. MT01 è mega pugno, scusatemi, MT12 cos'è? Non ricordo, quindi per adesso teniamola. E depositiamo l'elix fossile. Ecco fatto. Perfetto. A questo punto andiamo a battere la seconda allenatrice della palestra. Sempre col buon Pikachu. Eccola lì. Va, vai, vieni. Sono anche troppo forte per te. Misty aspetterà. Va bene, se vuoi far aspettare il tuo capo supremo, fai pure. Ok, questa è giallissima invece come allenatrice. Ok, manda in campo Goldeen, noi Pikachu, con tre livelli indietro tra l'altro. Andiamo di Tuono Shock che non gli fa nemmeno molto. Beccata, ci dovrebbe fare poco danno, non è molto efficace, esattamente. Fortunatamente non usa attacchi di tipo acqua questo Goldeen. Vediamo, super suono, fallisce, perfetto. E Pikachu si porta a casa la vittoria. Forse sale anche di livello. Vediamo. No, peccato. Però altra vittoria da parte di Pikachu. Bene così. A questo punto possiamo andare a tirarci una curata ai Pokémon. O meglio, solamente a Pikachu. A questo punto, piuttosto che curare solamente Pikachu, gli do un'altra pozione. Strumenti. Pozione, vai. Ecco fatto. E poi vi faccio vedere perché appunto sto dando pozioni a questo Pokémon. Entrando in questa casa vi ricorderete che qui c'era tipo un vecchietto che scambiava Jinx, una cosa del genere per Poliwhirl.
Qui dentro invece ora troviamo questa ragazza che ha Bulbasaur. Bulba. Parlando questa ragazza ci dice: mi prendo cura dei Pokémon feriti. Ho assistito e guarito questo Bulbasaur. Ora gli serve un allenatore serio che si prenda cura di lui. Ti piacerebbe occupartene? Sì. Ah, e prendiamo Bulbasaur, perfetto. Non diamo un soprannome a Bulbasaur. Avevo letto da qualche parte che per prendere questo Bulbasaur serviva che Pikachu avesse almeno un po' di amicizia. Mi sembra sopra il 40, 140, una cosa del genere. Perché così almeno l'allenatrice vedeva che tu ti potevi prendere cura bene dei Pokémon e ti lasciava Bulbasaur, che ora è a livello 10, quindi deve essere assolutamente allenato. Allora, mettiamolo per primo. Diamo poi un'occhiata alle sue statistiche. Allora, attacco 14, difesa 15, velocità 15, speciali 20. Niente male. Niente male, azione ruggito parassisseme. Ok, piano piano lo alleneremo. Abbiamo preso Bulbasaur, vediamo se il Pikachu. Ok, Pikachu salta, quindi a quanto pare quando Pikachu salta potete tranquillamente andare a prendere Bulbasaur. Oppure ho letto una cavolata su internet. Fatemi sapere voi nei commenti se quello che ho letto era giusto oppure se era una cavolata. Questo ci descrive, se non sbaglio, cosa fanno le medaglie. Mentre qui dietro c'è una caramella rara invisibile. Questa me la ricordo molto bene. Ok, proseguiamo. Qui sopra dovrebbe esserci il rivale, eh? Pronti? Vai. Eccolo qui. Ciao Glacial. Bazzichi ancora da queste parti? Paspamolla, attenzione pappamolla, io vado forte. Ho preso un mucchio di Pokémon forti e furbi. Glacial, fammi un po' vedere che hai catturato. Te lo faccio vedere molto volentieri. Anche perché io ho un Bulbasaur. Nuovo di zecca. Ok, manda in campo Spiro. Ovviamente Bulbasaur contro Spiro di 8 livelli sopra. Anche no, però gli serve solamente per prendere un po' di esperienza. Contro Spiro manderemo ovviamente Pikachu. Lui usa Fulmine Sguardo, ci abbassa la difesa. Però noi andiamo di tuono Shock. Pikachu è velocissimo. Quindi colpisce per primo. E quasi one shot a Spiro con un brutto colpo e lo paralizza ulteriormente, grandissimo. In più paralizzato non può attaccare, andiamo di attacco rapido. Vi ricordo che il nostro Pikachu ha anche un bel po' di attacco, tra l'altro. Altro brutto colpo completamente inutile. Pikachu sale a livello 17 e Bulbasaur non sale nel suo livello, strano. Andiamo con 28 di attacco e 25 di speciali. Tecnicamente ha più attacco che attacco speciale questo Pikachu. Ok, contro Sandslash mandiamo ancora Bulbasaur. Deve iniziare ad allenarsi questo Buba Buba. Vediamo se riesce a batterlo da solo. Andiamo di pararsi insieme. Graffio quanto li fa? Malissimo. Però iniziamo a parassitarlo. Ah, ma non ci ricarica gli HP in questo turno? Dovremmo aspettare. Vediamo, eh. Brutto colpo. Ti pareva. Ti pareva se non faceva un brutto colpo, sto stronzo. Allora, a questo punto andiamo di PG8. Vai PG8 e vai di Raffica. Turbo sabbia, ok. Mi diminuisce la precisione. E cosa fa? Ah, è il parassisseme che si attiva. Beh, grazie. Quando non serve più a nulla. Ma tra l'altro gli ho tolto pochissimo di vita, sbaglio. Questo era un brutto colpo, ok. Vediamo quanto toglie. Oh, toglie tipo probabilmente 1 o 2 PS. Forse 2 PS. Un po' poco, eh. Mi aspettavo di meglio da parassisseme. Ok, altro brutto colpo da parte di PG8. E Rattata. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo di nuovo Pikachu. Ma sì, dai, mandiamo di nuovo Pikachu. Oppure Butterfree direttamente. No, mandiamo Pikachu. Butterfree lo useremo magari sul ponte Pepita. Vai, Pika Pika. Vai di tuono Shock. Gli fa male, eh. Gli fa male il tuono Shock. Il tuonello. Sì, però che palle questi che rimangono con un HP. E poi ti usano Iperzanna one-shotandoti. Ah, oh, che è? Andiamo di attacco rapido. Perfetto. Ed infine usa Eevee. Sì, cambia Pokémon. E mandiamo Butterfree. Eevee a livello 17. Tra l'altro verdognolo anche lui. Però ci sta come colore, dai. Andiamo di confusione. Eevee non dovrebbe avere molte statistiche speciali. E invece resiste alla grande. Alla grande resiste Eevee, tocca andare di vela in polvere.
Avveleniamolo. Ok, lui usa Turbo Sabbia, va bene, non è un problema. Tanto l'abbiamo avvelenato. E andiamo poi magari di... No, beh, confusione, continuiamo con confusione. Magari lo confondiamo anche. Ok, lui continua a usare Turbo Sabbia, non va bene. Non va bene questa cosa. Okay, andiamo ancora di confusione, ottimo. Poi non tentiamo ancora la fortuna e sostituiamolo. Ha due drop alla difesa e due drop alla precisione questo Butterfree. Sostituiamolo tranquillamente, mandiamo PG8. Altro turbo sabbia, va benissimo. E noi andiamo di Raffica. Perfetto, un po' di punti esperienza. Butterfree PG8. PG8 sale a livello 17. Ottimo, abbiamo battuto Gary. Ehi, rilassati, hai vinto. Certo che ho vinto. Ehi, la sai una cosa? Sono stato da Bill e mi sono fatto mostrare i suoi Pokémon rari. Così ho aggiunto molte pagine al mio Pokédex. In fondo Bill è noto a tutti come Pokéfanatico. Ha inventato il sistema memoria Pokémon per PC. Visto che usi il suo sistema, vai a ringraziarlo. Beh, meglio che mi dia una mossa. Alla prossima. Ciao Gary, alla prossima. Perfetto. Andiamo a darci una curata ai Pokémon. Eccoci qui. E andiamo poi ad affrontare il Ponte Pepita e tutti gli allenatori là sopra prima di andare da Misty. Perché Misty ha, se non sbaglio, Starmie al 24, se non ricordo male, come livelli. E Starmie al 24, insomma. È un po' difficile, da affrontare per i miei Pokémon attualmente, che sono al 17. Anche se abbiamo Pikachu a livello 18, mi sembra. Comunque, anche se Pikachu è super efficace contro Starmie, sicuramente usando Tuono Shockley ce ne vogliono almeno 4. Ora il gioco cambia di nuovo di colore e diventa verde. Questo è il Ponte Pepita. Se batti noi 5 allenatori, vinci un premio favoloso. Pensi di avere ciò che ti serve? Ma certo che sì, ma certo che sì. Caro il mio Pignamosche, ti mandi Caterpie. E invece mando Buba Buba. Dai, Buba riuscirà a battere un Caterpie, vero? Andiamo di Parassi insieme. Ok. E poi azione. Bravo, curami, curami. Altra azione. Poi facciamo un ruggitino per diminuirgli l'attacco. Così ci fa sempre meno danno. Altro ruggito. Così ci ricarichiamo tranquillamente la vita su questo Caterpie. Ecco fatto. Ed ora andiamo di azione. Tiriamolo giù. Lui continuerà a diminuirci la velocità, ma non è un problema. Tanto il parassistema farà quello che deve fare. Vedete, siamo di nuovo full vita. E andiamo, azione. Sarà un po' lunga questa battaglia. Sarà un po' lungo allenare Bulbasaur finché almeno non impara frustata. Brutto colpo, bravo Bulbasaur. Era proprio quello che ci serviva. Hai fatto tipo, boh, pochissimo danno con un brutto colpo, vergognati. Ok, altra azione. Dai, manca solo un turno. Ci curiamo. E andiamo di azione. Perfetto. Bulbasaur sale a livello 11. E non impara frustata, mannaggia lui. Weedle. Lasciamo Bulbasaur. In teoria Bulbasaur non può essere avvelenato. Andiamo ancora di Parassi insieme. Usiamo la stessa tattica. Ruggito. Ok, cala la velocità, ma non è un problema. Perfetto. Un altro ruggito. E poi andiamo di azione. D'altronde, finché Bulbasaur rimane così debole, tocca far così. Tocca far così. Cazzo, fallisce pure azione, andiamo bene. Tanto il parassisteme continua a drenare la vita di Weedle. Bulbasaur fallisce due azioni di fila. Boh, va bene. Anche Weedle fallisce un suo attacco. Perfetto.
Forse perché non può più diminuirci la velocità, vero? Sì, è per quello, ok? Fallisce in quel modo lì. Altra azione. Aspettiamo un brutto colpo, aspettiamo che Weedle muoia. Non succede nulla, mi spiace Weedle. Non puoi diminuire la velocità di un Pokémon che ha già 0 di velocità. Veleno spina non è molto efficace, ovviamente. Noi ci curiamo. Bulbasaur fallisce di nuovo azione. Dai, curiamoci per l'ultima volta e poi tiramolo giù, forza. Un bel brutto colpo. Basta, ok, basta anche un attacco normale, perfetto. Bulbasaur sale a livello 12. Bene, bene, bene. Equilibratissimo come Pokémon Bulbasaur, equilibratissimo. Wow, bel lavoro, grazie. E andiamo alla seconda allenatrice. Sono la numero 2, in guardia, vai, battiamola. Battiamo l'allenatrice numero 2. Manda in campo Pidgey. Ovviamente contro Pidgey non possiamo fare la tattica di prima perché verremmo shottati in continuazione. Mandiamo Pikachu. Attacco rapido ci fa discretamente male, ma noi con Tono Shock potremmo forse one shottarlo. Vediamo. Sì, perfetto. Brutto colpo però, ok. Sempre meglio di niente. Poi Nidoran. Cambiamo di nuovo Pokémon e mandiamo Bulba. Facciamogli prendere più esperienza possibile. E contro Nidoran sapete che potremmo provare a usare la tattica? No, però Nidoran l'ha beccata se non sbaglio, quindi non conviene. Mandiamo Butterfree. Ruggito. Ah, tra l'altro ha pure ruggito, quindi non conviene assolutamente. Faremo sempre meno danno di azione. Doppio calcio non dovrebbe farci nulla. Non è molto efficace. Appunto. E andiamo poi di confusione. Brutto colpo, quando non serviva. Perfetto. Butterfree sale a livello 16. Ottimo. Come ho potuto perdere? Mi spiace. A questo punto andiamo al terzo. Tu sei un campeggista oppure un bullo? Sono il numero 3, sarà dura per te. Parlano sempre con la rima questi qui. Allora, Rattata. Cambiamo Pokémon subito e mandiamo il Pidgeotto. Iperzanna. E questo ci fa male, eh. Però fortunatamente lo reggiamo bene con Pidgeotto. Una bella raffichella, altra Iperzanna. Minchia fa male questo Rattata, eh? Incazzatissimo. Andiamo di raffica di nuovo, sperando di buttarlo giù, perfetto. Poi Chimandi e Ekans. Sì, mandiamo di nuovo Bulba e cambieremo subito Pokémon per Butterfree. Vai. Avvolgi botta e inizia con questo attacco davvero fastidioso. Brutto colpo pure, grazie. Grazie mille, non è che continua a fare brutto colpo, vero? No, ok. Però fa un danno atroce questo attacco, ragazzi. Fa un danno atroce. Andiamo di confusione. E ancora di confusione. Perfetto, abbiamo tirato giù anche Ekans. Bulbasaur sale a livello 13 e impara Frustata, finalmente. Finalmente. A questo punto contro Zubat mandiamo di nuovo il Bulba. Ovviamente contro di lui non possiamo usare Frustata. Non penso che possiamo addirittura combattere contro di lui per ora. Andiamo di Pikachu subito e tiriamolo giù con un Fulmine. O meglio, con un Tono Shock. Ah! Confusione, attenzione. O meglio, Stordiraggio, siamo confusi, così confusi da colpirsi da soli. Guardate che danno che si fa. Quanto danno si fa per la confusione. Ma cos'è? Mi uccide ora. Sì, mi ha ucciso. Boh, va bene. Non ha senso il danno che si fa per la confusione quel tipo, non ha assolutamente senso. A questo punto andiamo di. Volevo fare confusione, mannaggia, mi sono confuso. Altro super suono.
Sì, però il danno che si fanno con la cioè per la confusione non ha alcun senso in questo gioco, eh. Guarda lì! Si uccidono letteralmente. Ok. Tiriamo giù questo Zubat maledetto. E andiamo subito a curarci Pokémon. Ehi, mi hai steso! Vai, andiamo giù subito. Non taglio, qua, dato che siamo praticamente attaccati al centro Pokémon. Non ha molto senso fare un taglio qui. Eccoci qua, curiamo. Comunque vi ricordo che se volete avere un'esplorazione della città di Celestopoli adeguata, dove andiamo a parlare a tutti gli NPC, ce la giriamo per bene, eccetera, andate a vedere il mio gameplay di Pokémon Blu. Dato che questo è praticamente uguale, Pokémon Giallo è praticamente uguale a Pokémon Blu, non mi metto a rifare la stessa esplorazione che ho fatto in Pokémon Blu. Trovate comunque il mio gameplay di Pokémon Blu su questo canale, tutto completo. Allora, andiamo a battere quindi la quarta allenatrice. Sono la numero 4, sei stanco? Stankovic, proprio lui? Allora. Pidgey contro Bulbasaur? Assolutamente no. Mandiamo subito il buon Pikachu. Si fa fatica a fare dei livellini, in questo gioco, specialmente all'inizio. Cioè, dovremmo metterci a fare lotte contro i selvatici. Nidoran? Sì, lasciamo. Cioè, mandiamo di nuovo Bulbasaur. E poi manderemo Butterfree. Pokémon? Butterfree. Eccolo qui. Anzi, eccola qui. Tra l'altro, un po' dello sprite di Nidoran si compenetra con il nome di Butterfree. Mentre loro continuano a usare doppio calcio su Butterfree, che non ha alcun senso. Confusione. Azione, va bene. Altra confusione. Perfetto, brutto colpo. Quando non serve mai il brutto colpo, eh? Sempre quando non serve. Acc, ho perso anch'io. Mi spiace, caro. Andiamo con l'ultimo allenatore. Sono il numero 5, ti polverizzerò. Ecco, lui non ha fatto la rima. Lui ha rinunciato a fare la rima con 5. Effettivamente è un po' difficile. Mankey? Quello che dovrebbe catturare anche. Che dovremmo catturare anche noi, tra l'altro. Forse contro Mankey potremmo provare a fare una sfida, eh. Colpo karate non dovrebbe farci molto. Ah, era un brutto colpo. Ok, cambiamo Pokémon immediatamente e mandiamo Butterfree. Graffio. Andiamo di confusione. Super efficace, Mankey non ha ovviamente difese speciali, quindi se lo prende proprio in quel posto. Colpo karate, di nuovo brutto colpo, perché questo Mankey ci ha tirato due brutti colpi, eh. A casissimo. Vabbè, brutto colpo ha più probabilità di fare brutto colpo. Ok, Bulbasaur è anche salito di livello, ottimo. Wow, questo è troppo. Eh sì che è troppo. Ah, andiamo a sfidare quindi l'ultimo allenatore qui. Congratulazioni, hai battuto i nostri 5 allenatori. Grazie. Hai vinto un premio favoloso e ricevamo la pepita che andremo prontamente a vendere. A proposito, che ne dici di unirti al Team Rocket? Siamo una banda che sfrutta i Pokémon per scopi malvagi. Vuoi diventare dei nostri? Sei sicuro? Dai, sta con noi. Ti dico di unirti a noi? Bene, sarò più convincente. Ti farò un'offerta che non potrei rifiutare. Eccola qua la citazione al padrino. E sfidiamo la recluta del Team Rocket che manda in campo Ekans. Ok. Noi sostituiamo subito Bulbasaur e mandiamo PG8. Veleno spina ci avvelena? No, fortunatamente no. Raffica. Ah, però ha il brutto colpo, giustamente. Avvolgi botta fallisce e io godo come un riccio. Perfetto, Ekans battuto. Poi chi mandi? Zubat. Beh, contro Zubat non ha nemmeno senso fare lo switch. Darà talmente pochi punti esperienza che mandiamo direttamente in campo Pikachu e one shottiamolo con Tuono Shock. No, non è stato one shottato, peccato.
Ok, non ci ha tirato il super suono, perfetto. E tiriamo giù anche questo Zubat. Abbiamo battuto il Team Rocket. Grr, hai stoffa. Certo che sì. Con le capacità che hai, saresti un capo perfetto per Team Rocket. Lo so, caro mio. Allora, qui sotto dovrebbe esserci un altro allenatore, vero? Sì, battiamolo. Ti ho visto dall'erba. Beh, anch'io ti ho visto dall'erba. Anche se sei spawnato a caso nell'erba. Allora, lui manda in campo Rattata. Ok, questa sarebbe stata una sfida in realtà per Bulbasaur se fosse stato full vita, effettivamente. Cosa che non è. Quindi mandiamo Pidgeotto. Colpo coda, ok. Ci abbassa la difesa, noi andiamo di Raffica. Questo dovrebbe fare molto male a Rattata, infatti. Iperzanna, di nuovo, cioè i Rattata qui conoscono solo Iperzanna comunque. Fanno un male. Vabbè, anche con la difesa droppata di uno, effettivamente. Poi, mandi Ekans. Sì, cambiamo direttamente Pokémon, mandiamo Pikachu e shottiamo quell'Ekans. Vai, tu uno shock. Brutto colpo, attenzione. Veleno spina, va bene. Non lo so. Ma hanno diminuito per caso la probabilità di avvelenare di veleno spina? Perché, boh, cioè, mi ha avvelenato una volta in tutto il gioco. Non l'avrei detto. Perfetto, a questo punto, vediamo cosa c'è qui sopra. C'è questo ragazzo che nei giochi Pokémon mi sa non c'era. 45, metti 45, tu cosa vuoi? Sono una frana con i Pokémon. Dovrei liberare il mio Charmander perché non l'ho allenato bene. Se mi prometti di occupartene tu, te lo do. Ma certo che sì, dammi Charmander. Assolutamente. Vuoi dare un soprannome a Charmander? No. Prenditi cura di Charmander. Come sta il mio Charmander? Bene, abbiamo preso anche Charmander, ragazzi. La cosa che apprezzo è che te li diano immediatamente all'inizio del gioco, gli starter. Cioè, non è che ti fanno attendere, che so, fino all'isola Cannella per darti Charmander solo perché lì ci sono i Pokémon di tipo fuoco, per dire, no? Te lo danno subito. Attacco 15, difesa 13, velocità 20, speciali 15. Lo sprite è bellissimo, tra l'altro. Graffio, ruggito, berciere. Ok, alleneremo anche Charmander a tempo debito. Ora stiamo allenando Bulbasaur, direi di continuare ad allenare Bulbasaur. E a questo punto, ragazzi, io taglio il video, curo i Pokémon e ritorno subito qui. E rieccoci qui. Ho curato i miei Pokémon e qui dovremmo avere anche degli allenatori adatti ad allenare Bulbasaur, vero? Tipo questi avventurieri. Torno adesso da Monteruna, ma posso farcela. Vai, avventuriero, siamo tutti con te. Vai, vai, vai. Tu mandi? Machop, mannaggia lui. Tra l'altro con delle braccia... No, brutto lo sprite di Machop, bruttissimo. Ha delle braccia bruttissime. Allora, tipo lotta direi di mandare immediatamente PG8. Lui usa colpo karate, va bene. Dovrebbe essere poco efficace, ma fa un brutto colpo. Ecco, sapevo che quello sarebbe stato un brutto colpo. Andiamo di Raffica. Altro colpo karate. Altro brutto colpo. Cambiamo Pokémon. Si sono rotto le balle, ma andiamo Butterfree. Cioè, non ha senso che facciano così tanti brutti colpi. Capisco che colpo karate sia una mossa che ha più probabilità di fare brutto colpo. Ma li faceva in continuazione. Usiamo confusione. Butterfree fallisce, ecco. Lui fa brutti colpi, noi falliamo. Com'è sta storia? È confusione. Ok, tiriamo giù questo Machop maledetto. E contro Geodude invece mandiamo il buon Bulba. Vai. Bulbasaur. Ora ci manca solo Squirtle come starter, eh. E li abbiamo tutti e tre. Andiamo di frustata. Dovrebbe fargli malissimo, infatti viene one-shottato. Perfetto. E Bulbasaur inizia a prendere un bel po' di punti esperienza su Cosi, eh. Ottimo lavoro, grazie. Andiamo poi a battere questo allenatore, altro avventuriero. Sta andando da Bill, prima però in guardia. No, è che sono venuto io a batterti, caro mio allenatore. Contro Onix, ok. Andiamo di frustata.
Beh, i Pokémon mi sa che non sono cambiati, a parte qualche allenatore in giro per il mondo, forse per essere più simile all'anime. Come Pokémon non sono cambiati quelli degli allenatori. Livello 16 per Bulbasaur, attenzione, potrebbe evolversi. Potrebbe fare una bella evoluzione, eh? Non sei niente male. E Bulbasaur si evolve, ottimo. Ottimo davvero, abbiamo un altro Pokémon da usare contro Misty. E questo è pure meglio di Pikachu. Ok, lo Sprite di Ivysaur non è male. Il nuovo Sprite di Ivysaur. Ora che Ivysaur è a livello 16, possiamo iniziare ad allenare Charmander. Ivysaur è al livello dell'altra squadra, praticamente, di tutto il resto della squadra, quindi iniziamo ad allenare Charmander. Gli allenatori del luogo vengono qui a fare pratica. Va bene. Ecco, comunque, se non leggo tutti i dialoghi, se non leggo tutte le cose, ve lo ripeto, è perché questo gioco l'ho già giocato. È essenzialmente Pokémon Blu, ma con dei Pokémon diversi. Quindi non mi metto a leggere tutto. Ok, ho fatto una cazzata, devo subito sostituire Charmander. Non ha senso provare a battere Rattata, perché con un attacco mi shotta, sicuro. Quindi mandiamo Ivysaur. Sì, dai, Ivysaur. Che non è per niente male a reggere i colpi. Dovrebbe avere una buona difesa. E andiamo di frustata. E infatti dai, regge abbastanza bene. E picchia come un fabbro. Iperzanna, vediamo quanto regge. Beh, dai, non male. Ah, però tentenna, mannaggia lui. Andiamo di azione. E ci ha fatto tentennare. Ok, buttato giù. Buono. E Charmander inizia a prendere dei punti esperienza. Vai, rimandiamo Charmander. Calcolate che questa cosa la faremo solamente in questo episodio, in maniera così pesante, eh? Perché poi da allenare otterremo solamente Squirtle. E sarà anche magari un po' più veloce da fare. Che Furia ci farà male. Malissimo. Vediamo quante volte colpisce. Ok, 3 volte. Andiamo lì con uno Shock e speriamo in un brutto colpo. Così da tirarlo giù subito. No, peccato. Ok, full mi sguardo, buono, useremo attacco rapido dopo. Vai. Buonissimo. Ok, Charmander a livello 11 e inizia a salire di livello anche il buon Charmander. Ecco qua. Fantastico, sei in gamba. Grazie mille. A questo punto proviamo a battere un altro allenatore, dai. Battiamo te. Papà mi ha portato una bella festa sulla MN Anna ad Aranciopoli. Ci andremo. Ci andremo, ci andremo. Slowpoke. Beh, perfetto per Ivysaur se non fosse già mezzo morto, no? Mandiamolo comunque. In caso mandiamo Pikachu. Ah, confusione però è super efficace. Addio Ivysaur. È stato bello. Mandiamo Pikachu allora. Anche se non penso gli farà molto contro uno Shock. Ha delle buone statistiche speciali, Slowpoke. E vabbè, okay, quello è un brutto colpo, ok, va bene. Confusione non dovrebbe shottarci. Ok, altro turno Shock. Buono. Questo darà un bel po' di punti esperienza, Charmander. Benissimo, peccato che non sia salito il livello, però l'ha fatto Pikachu. Ottimo. Abbiamo battuto anche questo bullo. Non ho perso la calma. Ok, a questo punto prima di andare a battere questa allenatrice, altro taglio e altra curata dei Pokémon. E rieccoci qui, andiamo a sfidare questa allenatrice. Ciao, il mio ragazzo è forte. Ma io non sono geloso. Così, giusto per rispondere completamente a caso a questa affermazione altrettanto casuale. Allora, Nidoran. Mandiamo Butterfree contro Nidoran. Tra l'altro, lo ripeto, il viola di quel Nidoran è bellissimo. È una tonalità davvero figa. Ok, incornata mi ha fatto abbastanza male. Però andiamo di confusione. Beh, allora, c'è da dire che è anche normale che i miei Pokémon non siano di livello troppo alto. Nel momento in cui a Celestopoli sto già cercando di allenare 5 Pokémon della squadra. Cioè, l'esperienza ovviamente si distribuisce su tutti. Quindi è normale che i miei Pokémon non siano di livello troppo alto. Nidoran femmina, rimandiamo un buon Charmander.
I colori sono davvero belli. Forse mi ero abituato a giocare senza colori a Pokémon Blu, quindi mi sembrano tutti sgargianti. Ok, andiamo di... No, volevo fare confusione, non azione. Infatti toglie pochissimo con azione Butterfree. Vai, confusione. Bella lì. Dai, se colpisci da solo così muori. Perfetto, muore. Ah, lui non muore. Cioè, lui si toglie pochissimo con la confusione. Il mio Pikachu si è suicidato. Lui si toglie pochissimo. Ok, abbiamo battuto pure la pupa. Non ero proprio in forma. Mi spiace. Andiamo su questo avventuriero. Vado a trovare un collezionista di Pokémon. Che è Bill. Stiamo andando lì anche noi. Ok. Avventuriero vuole lottare, manda in campo Geodude. Con Charmander ovviamente non possiamo fare nulla, mandiamo quindi Ivysaur. Riccio Scudo, non ti servirà nulla. Frustata comunque ti one-shotterà. Anche perché fortunatamente in questo videogioco non c'erano ancora le abilità e soprattutto quindi non c'era quella merda di vigore. Ok, dato che questi Pokémon hanno dei livelli davvero bassi, non ha senso fare lo switch con Charmander, tiramoli giù direttamente, tanto non danno molta esperienza. Ecco qua, Ivysaur sale a livello 17, ottimo. Poi Machop, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Pidgeotto, sperando che riesca a tirarlo giù questa volta, dai, sei di 4 livelli sopra. Vai, Raffika. Era una buona difesa Machop, eh. Vediamo se fa brutto colpo. Brutto colpo, ovviamente. Andiamo di Raffika di nuovo. Colpo karate. Dai, altro brutto colpo? Ovviamente sì. Tra l'altro con un roll pure più alto, mi sembra. Ok, brutto colpo anche noi. Mi sa che quando non serviva, però. Livello 18 per PG8, ottimo. E altro Geodude. Beh, quindi altro Ivysaur. E altra frustata. Perfetto, brutto colpo, a caso, ovviamente quando non serve mai. Allora, abbiamo battuto anche l'avventuriero. Hai vinto tu? Ovvio che sì. Andiamo poi a sfidare questo allenatore, facendolo uscire allo scoperto, in modo che possiamo sgattaiolare dietro di lui e prendere quell'etere, se non sbaglio, c'è cioè dietro di lui. Senza dover usare taglio. Ok, Charmander contro Rattata. Sapete che potrebbe anche starci come lotta, ma meglio non rischiare. Facciamogli fare almeno altri 2-3 livellini a Charmander prima di iniziare ad usarlo davvero. A meno che sia contro un Pokémon di tipo erba. Tuono Shock con Pikachu. E Rattata se lo prende nei denti questo Tuono Shock. Vai, altro Tuono Shock. Charmander a livello 13, ottimo. Però non impara nessuna nuova mossa. Mandiamo Charmander contro Ekans. Sapete che si potrebbe provare, però Ekans ha Volgibotta, quindi no. Contro Ekans mandiamo direttamente Butterfree e usiamo Confusione. Vai. Buono, buono. Stiamo già iniziando a quasi one-shottare i Pokémon degli allenatori. Ok, ovviamente Avvolgibotta è la mossa davvero fastidiosa. Devo aspettare che faccia effetto. Grazie, e andiamo poi di azione. Perfetto, Charmander si è preso un altro punto esperienza. Ah, accidenti, accidenti sì. Noi possiamo andare qui dietro, come detto prima, a prendere etere. Ah no, MT-19. Che MT è esattamente? Strumenti. MT-12 cos'era? Pistolacqua, ok, non ci serve per ora. Mentre MT-19 è movimento sismico. Sapete che non è male, vediamo se qualcuno può impararla. Pikachu volendo può impararla e Charmander. Insegnarlo a Charmander non sarebbe male. Però se non sbaglio il movimento sismico fa danno in base al livello del tuo Pokémon, quindi non farebbe niente in questo momento.
E questa è Tuononda, che Tuononda assolutamente no, la lasceremo giù nel box appena possibile. Tanto ce l'ha già Pikachu. Proseguiamo, andiamo a battere quest'altro bullo. Lo sapevo che ci saremmo scontrati. Va bene, è un veggente. Allora, altra lotta che non voglio fare contro Ekans, perché appunto ha Volgibotta. Avendo Volgibotta un Pokémon debole come Charmander in questo momento, non è indicato. Ok, super efficace, grazie. Tiriamogli una confusione anche noi, allora che è super efficace altrettanto. Eccolo lì a Volgibotta. Fa più danno tra l'altro con i tic a momenti. Ok, fortunatamente è uscito subito dalla Volgibotta, la nostra Butterfree, anzi è uscita dalla Volgibotta, e sale anche a livello 17, ottimo. Ora Sandshrew, sì, rimandiamo in campo il Charmander, sperando che magari salga di livello con questa battaglia. E mandiamo invece Ivysaur contro Sandshrew. Graffio lo dovrebbe reggere molto bene, sì. E andiamo di frustata. Ah, peccato, non è morto. Stavo già per dire addio Sandshrew e invece mi ha fregato. Azione. Brutto colpo, a casissimo, quando mancava un PS. Mannaggia loro brutti colpi. Ok, Charmander sale di livello, come speravo, ottimo. Sapevo pure che avrei perso, fantastico. Fantastico bullo. Allora, qui sotto c'è un'altra allenatrice. No, tu sei l'ultima, quindi battiamoti. Il mio amico ha un Pokémon così dolce. Che invidia. Tu invece chi hai? Vediamo un po'. Vediamo un po' chi hai, cara pupa. Ma tu sei quella che è Pokémon tipo erba, vero Oddish? Ottimo allenamento per il mio Charmander. Questo sì che si può fare. Braciere. Perfetto, assorbimento. Va bene. Non dovrebbe farci troppo danno. Appunto, 2 PS. Altro braciere. Magari un rollino più alto? No, niente. Niente da fare. Ci dobbiamo assorbire un altro turno contro Oddish. Però useremo Graffio questa volta. Vai. Lo tireremo giù con quello. Charmander si prende un po' di punti esperienza. Contro PG lasciamo Charmander. E andiamo di braciere, che è stab, quindi fa più danno di Graffio. Ah, inizia il Turbosabbia. Ok, cambia Pokémon allora, mandiamo Pikachu. Graffica non molto efficace, quindi ci fa comunque un buon danno, ma noi con uno shock lo shottiamo. Ora dovresti avere Bellsprout, vero? Andiamo. No, ho un altro Oddish. Beh, allora rimandiamo Charmander. Assolutamente. E andiamo di braciere. Cosa usi ancora assorbimento? Sì. Va bene, quindi sarà la fotocopia della battaglia precedente. Altro braciere. Oddish usa assorbimento, va bene. Va benissimo. E andiamo ancora di Graffio. Perfetto. Charmander al livello 15. Ottimo. E impara Fulmine Sguardo. Meno ottimo. Non sono invidiosa. Va bene. A questo punto possiamo andare da Bill e concludere così l'episodio, perché ora faremo la cosa di Bill. Ah, ci va Pikachu! Vabbè, carina, dai, come cosa. Ehi tu, sono un Pokémon. No, anzi, chiamami Bill. Sono un autentico Pokéfanatico. Cos'è quella faccia scettica? No scherzo, ho mandato all'aria un esperimento e mi sono mischiato con un Pokémon. E ora come faccio? Aiutami, ti prego. Quando sono nel teletrasporto, va al mio PC e avvia la separazione cellulare. Ok, nell'anime tra l'altro, cioè, non era diventato un Pokémon, era semplicemente in un costume che non riusciva più a togliersi. Ok, avviamo la separazione cellulare. Qua invece si è proprio fuso a livello di DNA con un Pokémon. Tipo la mosca, non so se l'avete mai visto quel film.
Pikachu, surprised Pikachu, meme. Evviva, ti devo un favore, grazie infinite. Sei qui per vedere la mia collezione di Pokémon, no? Che peccato, sono in debito con te. Ecco la tua ricompensa. E ci dà il biglietto nave per poter andare sulla MN Anna, ad Aranciopoli. I passeggeri sono allenatori, mi hanno invitato alla festa, ma io le odio. Perché non ci vai tu al posto mio? Assolutamente sì, a questo punto Pikachu usciamo da questa casa, perfetto. E direi che per questo episodio è tutto. Nel prossimo andremo a sfidare Mistica Popalestra e raggiungeremo molto probabilmente Aranciopoli. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!